Stadio delle Alpi di Torino, decima giornata del campionato di Serie A, tutto esaurito, è la domenica del derby, si affrontano Juve e Toro. Buon pomeriggio da parte di Cesare Barbieri e Carlo Muraro. Il colpo d'occhio, Carlo, è splendido e raramente a Torino il colpo d'occhio è simile. È vero, soltanto in queste occasioni c'è sempre il tutto esaurito, partecipa tutta la città e si sa quanto sia sentito il derby a Torino, soprattutto credo per la tifoseria del Torino. Juve a quota 13, secondo in classifica, Torino quarto con 11 punti, dunque anche partita ad alta classifica. Ma poi io credo che il derby vada al di là della classifica, sia una partita a parte dove si tirano fuori tutte le motivazioni necessarie per superare l'avversario e mi auguro di vedere una grande partita. Le formazioni delle squadre, il Torino schiera Marcheggiani, Bruno e Policano, Fusi, Annoni, Cravero, Mussi, Lentini, Bresciani, Martin Vasquez e Venturin. L'allenatore è Emiliano Mondonico. La Juventus in campo con Tacconi, Carrera, De Agostini, Reuter, Köhler, Julio Cesar, Alessio, Marocchi, Schillaci, Baggio e Casiraghi. Ho visto che hai disegnato tatticamente la partita. Qua a fianco a me, Carlo, mi sembra un Torino piuttosto coperto. D'altronde gioca contro la Juventus che presenta davanti Casiraghi, Baggio e Schillaci, quindi il potenziale realizzativo è elevato. E poi c'è sempre un po' di rispetto quando si gioca contro la Juventus, bisogna cercare con umiltà di guardare bene la fase difensiva per poi creare problemi nella fase offensiva ai giocatori bianconeri. Credo che il pensiero di Mondonico sia questo, quello di soffocare il gioco offensivo avversario per poi ripartire velocemente con i propri attaccanti. Ecco, Schillaci e Casiraghi sono due prime punte, secondo te come possono convivere? Ma uno dei due si dovrà adeguare e cercare di aiutare l'altro cercando di fare degli spazi. Credo che il più propenso a fare questo, anche per le caratteristiche, sia Schillaci, quello che dovrà accorciare anche verso la linea dei centrocampisti, e la prima punta la farà sicuramente Casiraghi. E derby vero, dopo 10 secondi subito un fallo ai danni di Schillaci, che comunque poi va a stringere la mano ad Annoni, calcio di punizione in favore della Juventus, ricca di episodi la storia dei derby tra la Juventus e il Torino. De Agostini, la testa di Mussi, poi la palla recuperata da Julio Cesar, uno dei pochi difensori brasiliani giunti in Italia. È bravo anche nel gioco aereo, infatti si era spinto in occasione del calcio piazzato, lui e Köhler garantiscono in altezza, oltre a Casiraghi è una squadra che sa farsi valere anche sulle palle alte. Ha poi una conclusione a rete tremenda Julio Cesar, una botta terrificante. Vedete Köhler in ritardo, la palla recuperata dal Torino, il servizio in avanti per Bresciani, sale Martin Vasquez, giocatore che, lo ricordiamo, è cresciuto nel Real Madrid. Rafael Martin Vasquez, questo è Lentini, uno dei giovani più promettenti del nostro calcio. Anche in questa occasione il Torino si presenta con una punta sola di riferimento che è Bresciani e tanti centrocampisti capaci a inserirsi sulle sponde dello Bresciani stesso o negli spazi lasciati dalla Juventus. Il pallone è servito all'indietro verso il portiere Marcheggiani. Noi, Carlo, nel mondiale del 90 abbiamo visto tante squadre schierate con il 3-5-2 e ora sembra cambiare qualcosa nella disposizione delle squadre. Ma io credo che sia importante sempre sfruttare il potenziale di ogni giocatore, che non sia il modulo a condizionare i propri giocatori, ma siano i giocatori a condizionarne il modulo. Il fallo commesso ora ai danni di Casiraghi, c'è la spinta di Bruno e questo è duello vero, perché Casiraghi e Bruno sono due che sanno farsi rispettare. Ah, questi le prendono, le danno e stanno zitti. In pratica il loro lato positivo è questo, si danno molto da fare, si menano, picchiano, ricevono falli, li fanno, però non dicono niente, si alzano e ripartono. È una partita nella partita questa? Ah, indubbiamente, poi il Torino si sa, ha nel sangue la cattiveria e delle volte i derby li ha vinti soprattutto per quello, quindi sotto questo punto di vista
ci dovremmo aspettare di tutto. Bresciani dietro per Lentini, poi sul pallone si porta Bruno in anticipo su Schillaci, la palla recuperata dai giocatori del Torino con Policano, avanza Policano, vuole palla Martin Vasquez, c'è Venturin ma Policano fa tutto in prima persona, poi lo scambio con Bresciani, Martin Vasquez può calciare, palla ribattuta, riparte la Juve subito con Schillaci, partenza sprombattuto dall'una e dall'altra parte, Schillaci per Reuter, Reuter esce in chiusura Fusi, poi la palla recuperata da Cravero. E qui veramente le due squadre stanno giocando a mille. È appena iniziata la partita, sono freschi, spazi ce ne sono, non sono molto strette, quindi hanno la possibilità di sfruttare gli spazi anche negli uno contro uno, di saperli effettuare e di tentare. Bresciani, Lentini, sul cross di Lentini, Bresciani. C'è chi le fasi di studio le usa per capire come è schierato l'avversario, in questo caso invece le fasi di studio, andiamo a rivedere Bresciani che aggancia e calcia, parata di Tacconi, c'è invece chi le fasi di studio le usa per mettere subito in difficoltà l'avversario. Ma sai, la partita viene sempre giocata dall'inizio alla fine, se ci sono i presupposti per essere pericoloso è giusto farlo subito. Qui ci sono creati degli spazi e il Torino in questo caso è stato bravissimo a sfruttarli. Baggio, sbaglia l'appoggio su Schillaci, la palla recuperata ancora dal Torino, può ripartire la squadra granata. Il controllo operato da Lentini, Lentini, l'intervento su di lui di De Agostini, poi ancora Martin Vasquez, Rafael Martin Vasquez, Torino che sta disputando un ottimo campionato, in panchina c'è Emiliano Mondonico, forse uno dei migliori tecnici nel leggere la partita, avanza De Agostini, tocco per Baggio, parte largo Baggio dalla sinistra, Baggio, palla che spiove in mezzo per Casiraghi, la toglie dalla testa di Casiraghi, Marchegiani, poi l'intervento di Carrera e la parata ancora del portiere. Carrera, diciamo, è stato sfortunato perché quando è ricaduta la palla ha tentato immediatamente di tirarla in porta perché era sguarnita, però ha incrociato contro il corpo di Marchegiani ed è stato sfortunato. È una prontezza da attaccante quella di Carrera proprio. Non c'era altro, se avesse stoppato la palla avrebbe dato modo a Marchegiani di ritornare sulla porta. Invece il tiro così di prima e la palla che finisce. Forse se l'avesse stoppata avrebbe trovato tutti e due per terra, è vero, in questo caso sì. Vediamo Marchegiani che è andato sul pallone, Bruno ora ha subito fallo da Casiraghi. Arbitro Ceccarini che ha già redarguito i due, perché in pochi minuti di partita hanno già regalato qualche spinta di troppo. E qui Marchegiani ha subito un colpo al naso, problemi per Marchegiani, giocatore. Parlando di assetto tattico, prima parlavamo di 3-5-2, nel senso mi sembra che la Juventus difenda con quattro difensori e tutti e quattro mantengono le loro posizioni. Il Torino in questo caso marca con due marcatori a uomo, Bruno marca Casiraghi e Annoni marca Schillaci con il libero che è Cravero, quindi giocano praticamente in maniera opposta. E qui Marchegiani mette a rischio la prosecuzione della partita, un colpo al naso, colpo fortuito, d'altra parte può capitare in uscita di scontrarsi, inquadrato ora Walter Junior Casagrande. Giocatore prelevato dall'Ascoli, ma ha giocato anche nel Porto, ha vinto la Coppa dei Campioni in finale 2-1 contro il Bayern di Monaco, la famosa partita del tacco di Magher, del gol di Juari. Titolare di quel Porto era Gomes come centravanti, si ruppe tibia e perone calciando un rigore in allenamento, più che la palla in quella occasione calciò la terra. Lentini. Dei momenti un po' troppo fallosi e cattivi, c'è tensione, sì, si spezza molto il gioco e quindi si dà sempre tempo a tutti di sistemarsi e si trovano pochi spazi. Martin Vasquez dentro per Lentini, la palla recuperata da De Agostini, palla che finisce fuori, rimessa in gioco, Martin Vasquez lascia che a rimettere la palla in campo sia un compagno, esattamente Tarzan Annoni, grande rimessa laterale, ha dei calci d'angolo potenzialmente nelle braccia. E qui andiamo a vedere palla che spiove quasi sul dischetto del rigore, allontana Julio Cesar,
il controllo di Mussi, che però perde palla, poi Casiraghi, c'è un fallo terribile di Bruno su Casiraghi, poi l'appoggio su Baggio, qui l'arbitro dovrebbe fermare il gioco e ammonire Bruno, perché mi sembra che sia intervenuto Carlo. Sì, non guardando troppo alla palla, ma alla sostanza, guardando troppo il corpo. Però Bruno lo si conosce, un giocatore con queste caratteristiche, cerca di intimidire anche l'avversario e sa benissimo che Casiraghi è un avversario molto temibile. E qui abbiamo visto l'arbitro ha fatto un cenno al proprio collaboratore. Vedremo cosa accadrà quando la palla uscirà dal terreno di gioco. Qui c'è un fallo ai danni di Policano, calcio di punizione in favore della Juventus, e vediamo che c'è un'ammonizione. Proprio così vuole la palla Ceccarini, vediamo che va ad annotare qualcosa sul suo taccuino. Non penso abbia ammonito Marocchi, ma penso che il giocatore da ammonire sia, qui vediamo Marocchi che ha commesso fallo, ma penso che il giocatore da ammonire sia Pasquale Bruno per il fallo commesso in precedenza. Vediamo Marocchi, che è il primo uomo della barriera, De Agostini, Baggio. Marocchi deve coprire il palo. Qui c'è Annoni che ha una cannonata, oppure c'è Martin Vasquez che può girarla sopra la barriera. Ma vedo che sulla palla c'è Cravero e Venturin pronto a fare un blocco per il tiro di Annoni. Annoni, il tiro, raso terra, la palla fuori, ma Tacconi c'era. Sì, sì, ha coperto molto bene il palo distante alla sua posizione di partenza, sfortunato Annoni che ha calciato molto bene e la palla è uscita di poco. Carlo, se il metro di Ceccarini è questo, però per questa ammonizione a Marocchi presto vedremo le squadre 8 contro 8, che Marocchi non ha fatto niente di particolare. No, perché ha passato oltre al fallo di Bruno su Casiraghi, questo secondo me non era un fallo d'ammonizione, insomma. Ci sono altri falli peggiori di quelli che ha fatto Marocchi e passibili di un cartellino giallo. Parte la Juve, Casiraghi, Schillaci deve servire dentro per Casiraghi, perde il tempo, allora allarga sul settore di sinistra, mette giù palla Alessio, il traversone, Casiraghi, gol della Juventus, Pierluigi Casiraghi. Che gol e che azione, cambio di campo, grande palla messa giù da Alessio, uno contro uno sul fondo, cross di sinistro e Casiraghi è andato in cielo e ha piazzato la palla dove Marchegiani non ha potuto arrivarci. Andiamo a rivedere l'elevazione di Casiraghi, il cross di Alessio, e questo è Casiraghi, è rimasto su, erano in due perché è arrivato anche Annoni. No, bravissimo, ha saltato anche leggermente andando indietro, ha trovato il tempo, ma lui è bravissimo in queste cose perché a potenza riesce a stare in alto e poi ha dato forza anche alla traiettoria. È finita la partita di Pasquale Bruno, espulso il giocatore del Torino. D'altra parte più volte in questa partita, in questo primo tempo, era intervenuto fallosamente Bruno, qui allarga il braccio. È andato con il gomito a colpire in mento la faccia di Casiraghi, l'arbitro era vicino. Guarda la reazione. Lentini, Pasquale Bruno è indiavolato, ex giocatore della Juve, Bruno, devono portarlo fuori, Roberto Cravero che è il capitano deve accompagnarlo fuori. In questo momento Bruno potrebbe commettere qualsiasi tipo di sciocchezza, e difatti c'è anche Morini che lo va a prendere per portarlo via. Casagrande, che è 10 centimetri più alto, lo abbraccia, lo lega. Ma questa è una scena però da 5 giornate di squalifica, poi. Sì, però credo che conoscendo anche Casiraghi so che provoca Casiraghi nel contatto fisico, probabilmente è stato provocato Bruno e ci ha rimesso lui, però queste scene non dovrebbe farle. Ormai la stupidata l'ha fatta, tra virgolette, è giusto essere stati espulso e deve finire lì. Ecco, quello che chiedo sempre voi ex calciatori è questo: ma ve ne accorgete quando fate una stupidaggine in campo, quando capita di dare il colpo lo cattivo? Chiedi a uno che di queste cose non tu le hai prese, lo so, no, perché gli attaccanti di solito le prendono, probabilmente a tanti, sai, dipende molto dal carattere, a tanti dà fastidio magari l'interpretazione dell'arbitro, si sentono magari colpiti anche quando non sono sicuri di aver commesso qualcosa di grave, e la reazione è questa.
tu eri un freddo, eri un tranquillo, questo però non vuol dire che tu non sentissi la partita e che non stessi male come tanta altra gente, come tanti altri. Io sembravo un freddo, nel senso dentro provavo un po' di cattiveria anch'io, di emotività, però queste reazioni non le ho mai avute, pur magari passando per freddo come dici te. Reazioni così non mi sono mai capitate di avere. Baggio sul pallone, quattro uomini in barriera, Baggio può calciare sul primo palo, barriera che cerca di muoversi, Baggio, palla poco sopra la traversa. Beh, Baggio è uno specialista di queste punizioni, va sempre vicino al gol se non lo fai. Possiamo dire che non ci sembravano 9 metri questi? No, mi sembravano 5. Diventa difficile alzare la palla e farla cadere nel 7. No, se dal limite della lunetta al dischetto rigore sono 9, lì erano quasi la metà. Baggio, il tocco dietro e la conclusione operata da Reuter, palla fuori, in campo una sola squadra, la Juve fino ad ora. Beh, in questo momento sì, passate in vantaggio, gioca con in superiorità numerica, quindi il vantaggio numerico del gol e anche dell'uomo in più, quindi ha spazi enormi per poter giocare. Come si fa a fare un colpo di tacco senza guardare e servire l'uomo che sta arrivando? Beh, ci tenti, no, si fanno, i grandi campioni, i grandi giocatori lo fanno, sanno anche di essere anche precisi. Tacconi che recupera la palla, Torino in difficoltà, Toro in campo in 10 uomini, Juve in vantaggio per 1-0, gol di Casiraghi all'11° minuto. Invio di Tacconi, intervento di Annoni, palla recuperata e servita a Marocchi, uno contro uno su Martin Vasquez che commette fallo. Mondoni, sono curioso di vedere la marcatura cosa cambierà, perché avevano dei riferimenti fissi Bruno su Casiraghi, non vorrei vedere chi marca adesso Casiraghi, però se toglie qualcuno a metà campo la Juve giocherà con un centrocampista in più, quindi con maggior libertà. Va Baggio a calciare questa punizione, palla che verosimilmente spioverà al centro dell'area di rigore, da questa posizione Baggio non dovrebbe tirare in porta. Roberto Baggio, palla che spiove, la testa di Annoni, palla che non va in corner, spera recuperata da Martin Vasquez, 1-1 tra Verona e Genoa, gol di Priz su rigore, pareggio di Aragno. Credo di aver trovato la soluzione, Mussi marcherà Casiraghi e Lentini si sposta a destra a fare il tornante, giocano con una punta sola. Diventa difficile per Mussi, no Carlo, cioè a livello fisico è 10-12 kg meno di Casiraghi, però è più veloce. Sì, poi per caratteristiche è sempre stato un esterno, però in certe partite bisogna sapersi adattare e sono sicuro farà la sua parte. Eccolo qui, Mussi al centro della difesa con accanto Fusi. Fusi e Cravero che si possono alternare nel ruolo di libero e di costruttore del gioco. Sì, Fusi in questa partita sta giocando a metà campo, Cravero fa il libero, il classico libero, però possono, nel caso Cravero dovesse spingere, abbassarsi Fusi a fare il libero. Il Casiraghi, poi il tocco in avanti per Baggio, la chiusura, la palla recuperata dal portiere Marcheggiani. Inter e Ascoli sono ancora sullo 0-0, Sampdoria e Milan sullo 0-0, Milan che è in testa alla classifica. Milan che sta interpretando alla grande il campionato, dopo 9 partite il Milan ha 17 punti frutto di 8 vittorie e un pareggio. Eccolo Carrera inquadrato, giocatore cresciuto nelle giovanili del Torino, Massimo Carrera, e dopo aver giocato a Bari è approdato appunto alla Juventus. Punizione che sta per essere calciata da Julio Cesar, questa è una sciarpa del Torino legata alla porta, d'altra parte la Juve sta attaccando proprio sotto la curva dei Granata. Mussi, Mondonico non ha operato sostituzioni, dunque gli va bene così. Sì, rimane comunque una squadra equilibrata, è vero che perde qualcosa sotto l'aspetto offensivo, ma essendo anche uno in meno non ci può fare niente. Qui rimane una squadra equilibrata, ha sempre un punto di riferimento che è Bresciani, e si aspetterà qualcosa di propensione offensiva di più dai suoi centrocampisti e qualche uscita dei suoi difensori. Di Fusco, portiere di riserva, Sordo, Casagrande, Cois e Vieri in panchina per il Torino, per la Juventus Peruzzi, Corini, Di Cagno, Galia e Conte. Policano, il tiro al volo, la conclusione di Cravero.
Vedi, bravissimo, Cravero è bravissimo anche nelle ripartenze, nell'uscire, nell'impostare. Adesso ha trovato lo spazio per dare profondità, è stato servito da Policano e bravissimo anche nel tiro al volo, cose che si vedono fare raramente i difensori, ma alle punte. Il pallone controllato ancora dalla Torino, il fallo commesso ai danni di Venturin, l'intervento è di Alessio, calcio di punizione in favore del Torino, c'è Annoni anche nei pressi della palla, poi Annoni si allontana, giocatore dotato di ottimo stacco aereo, Annoni di forza fisica strepitosa, calcio di punizione per il Torino. Resta a calciare Venturin, vediamo su chi sarà indirizzato il cross, palla che spiove al centro, Cravero spinge ma non può intervenire di testa a centrare a Cravero, allora parte Schillaci viene fermato da Martin Vasquez, bravissimo Mussi a retrocedere, a far aspettare Schillaci, a non fargli trovare la giocata, e poi bravo Martin Vasquez a portargli via la palla. Policano vorrebbe fallo commesso da Casiraghi, non fischia Ceccarini di Livorno, Reuter, poi Baggio sulla tre quarti, testa alta, temporeggia Annoni, ancora Baggio, ora Annoni cerca di farsi pressante, poi il tocco in direzione di Reuter, anzi era il tocco ora è per Carrera, Reuter ha toccato Carrera, poi ora c'è De Agostini, quindi il tocco per Alessio, ancora Juve che è in posta ma fatica a guadagnare il terreno, la formazione bianconera, ecco Carrera, appoggio per Casiraghi, fermato da Annoni, poi sulla palla si porta ancora Venturin, può ripartire il Torino con Martin Vasquez, la finta, poi Martin Vasquez ancora, tenta la percussione, viene fermato questa volta da Marocchi, c'è il calcio di punizione e c'è a mio avviso l'ammonizione per Marocchi, prima era stata sbagliata la sovraimpressione, non era ammonito Marocchi ma era stato ammonito Bruno, perché adesso l'arbitro sta sventolando il cartellino giallo a Marocchi e sarebbe stato espulso e dunque benché in precedenza all'ottavo minuto il cartellino fosse stato sventolato davanti al naso di Marocchi, in realtà il giocatore da ritenersi ammonito era Bruno. Vorrei fare una considerazione sotto l'aspetto tattico, ho visto che anche la Juventus ha cambiato qualcosa, prima difendeva a 4, adesso mi sembra che difenda a 2 stabili che sono Köhler e Giulio Cesare che si preoccupano di Bresciani, Carrera si è messo nella zona di Lentini, marca Lentini quasi a uomo, dando la possibilità a De Agostini di spingere molto di più sulla fascia. E a destra difende, si abbassa molto di più Reuter. Praticamente è stato spostato Carrera dalla destra alla sinistra. Si è abbassato Reuter e in pratica la Juve giocando contro una punta sola dice non sto a difendere con 4 difensori avendo un attaccante solamente. E il giocatore che perde palla è Mussi, poi Baggio, viene fermato, il retropassaggio in direzione di Marchegiani e ovviamente Juve che cerca di segnare il secondo gol, Carlo, perché 10 contro 11 sul 2-0 la partita sarebbe veramente chiusa. Sì, è vero, però mi sembra che Torino ha trovato energie da questa espulsione, sta in campo bene lo stesso e credo che tenti di sfruttare al massimo gli errori che farà la Juventus. Torino è una squadra alle mille vite, noi ricordiamo il derby vinto 3-2 con 3 gol segnati in 224 secondi, esultanze comprese, come amano dire i tifosi del Torino. Schillaci, palla che finisce fuori, quella era una Juve con Zoff, Cabrini, Gentile, Scirea, Tardelli, Boniek, Platini, Paolo Rossi. Era una nazionale, la nazionale delle nazionali in pratica. E il Torino segnò 3 volte in poco più di 3 minuti, palla che finisce in corner con Mussi. Un'altra cosa, secondo me, Torino intelligentemente non marca più a uomo come marcava prima, ma si è messo con una zona di 4 difensori, è vero che Annoni gioca più nella zona di Casiraghi perché fisicamente lo può sopportare e Mussi gioca più nella zona di Schillaci perché fisicamente comunque sono copie, sì. Anche perché adesso a parte tutto diventa difficile tenere Casiraghi se non è un fisico come il suo, sì, soprattutto nel gioco aereo lui ti sposta anche,
ha un impeto e una forza, se non hai una contropartita adeguata rischi sempre di soccombere. Policano, altro giocatore dall'enorme forza fisica e dal sinistro straordinario, Roberto Policano, giocatore non sempre continuo ma in grado di farsi sentire, colpo di testa di Köhler a liberare l'area, poi il controllo operato da Rafael Martin Vasquez, anzi no, scusate, da Venturin, che viene fermato fallosamente, il calcio di punizione. Venturin, ecco, comunque onore a Torino perché con un giocatore in meno sotto di un gol sta facendo la sua partita, sta dimostrando un grande carattere, si porta in avanti. Carlo praticamente non sta rischiando più di tanto. Anche Policano, il suo sinistro, non riesce sta a trovare spazio, sta attaccando con giudizio. Sì. Martin Vasquez di esterno, servizio per Bresciani, anzi scusate, per Lentini, che viene fermato, poi Julio César allontana il servizio per Schillaci, c'è spazio, Schillaci e Mussi, Schillaci può puntare, Mussi si accentra, Schillaci a trovare ora Reuter, poi c'è la testa di Cravero quasi appoggiato al suolo, la palla recuperata, poi servita a Policano. Finisce qua il primo tempo, ma c'è ancora qualche discussione. Juve 1 Torino 0. Ci risentiamo. Di nuovo buon pomeriggio dallo stadio delle Alpi, da Cesare Barbieri e Carlo Muraro. 1-0 per la Juventus, il gol all'undicesimo di Pierluigi Casiraghi. Torino in campo con 10 uomini per l'espulsione di Pasquale Bruno. Nel secondo tempo le due squadre iniziano la frazione con gli stessi giocatori che hanno concluso la prima parte. Una prima parte interessantissima, Carlo Muraro, sotto il profilo tecnico ma soprattutto sotto il profilo tattico. Ma sì, io credo che dopo il vantaggio della Juventus sia cambiata, e l'espulsione di Bruno siano cambiate tante cose, anche causate per forza. Ha cambiato modulo il Torino, ha cambiato modulo la Juventus, deve fare più la partita del Torino perché deve cercare di recuperare un gol, attende e riparte in contropiede la Juventus, e questo sarà anche il tema del secondo tempo, immagino. Annoni, Martin Vasquez vorrebbe spazio, non lo trova, Martin Vasquez ancora, va sul fondo Martin Vasquez, la chiusura da parte di Marocchi, ancora il Torino con Martin Vasquez e Marocchi, questo è un duello di forza, si scalda Galia. E di tecnica direi anche, perché Martin Vasquez è molto bravo anche con i piedi, bravo nell'uno contro uno, è bravissimo Marocchi ad attenderlo e mandarlo in calcio d'angolo. Rafael Martin Vasquez al centro, libera la Juve con Köhler, Schillaci cerca il contropiede, Schillaci e Mussi, Schillaci ancora, alla meglio Schillaci, c'è solo Cravero, Schillaci ancora rinviene però Mussi su Schillaci, poi l'appoggio sul settore di destra per Baggio, Baggio finta contro finta, Baggio la finta, potrebbe andare sul fondo, poi ritorna sui suoi passi, è Fusi che gli soffia la palla. Torino difende bene, anche pur avendo campo scoperto riesce a rallentare l'azione offensiva della Juventus, a rinchiudersi e poi recuperare palle, e più ha la forza d'animo di tentare, perché in uno in meno non è facile. E il pallone al centro per Reuter, poi riesce a liberare il Torino, ancora Juventus che manovra tutta la Juve nella metà campo d'attacco. De Agostini l'anticipo e il pallone è recuperato ancora alla Juve, forse questo è il frangente nel quale si vede l'uomo in più. Ma sicuramente, sai, quando devi recuperare palla e ripartire e c'hai un punto di riferimento solo davanti non è facile, insomma. Poi punto di riferimento che è Bresciani, che è bravissimo a giocare spalle alla porta ma da poca profondità, quindi sa sfruttare poco gli spazi. Baggio, il tocco per Köhler, l'apertura sulla sinistra in direzione di Carrera, poi Schillaci, Mussi, la spinta di Mussi su Schillaci, il calcio di punizione in favore della Juve. Totò Schillaci ha fatto sognare l'Italia intera durante i mondiali del 90, capocannoniere. Ah, come tirava in porta, faceva gol, sono momenti che devi sfruttare, sono momenti che non si capisce come, però che un attaccante vive. Sono momenti che tu tiri e la palla va nel sette, non capisci neanche perché, come delle volte hai tempo e spazio per mirare, sei vicino e sbagli quello che vorresti fare,
È così, il calcio è anche questo. A me hanno detto che un anno nel settore giovanile Borgonovo ha segnato un solo gol. Può succedere? Sì, sì, ma non è mica detto che uno diventi un grande attaccante e lo è sempre stato anche nel settore giovanile. Uno migliora e lo diventa anche pian piano. Giulio Cesar, questa è una bomba! La risposta del portiere, terrificante conclusione di Giulio Cesar. Forse non ha neanche guardato dove voleva tirare, ha solo tirato... La fortuna o la capacità di Marchegiani è stata quella che gli è arrivata centrale, non ha dovuto spostarsi molto, perché fosse stata un metro più spostata non sarebbe stata difficile da prendere. Baggio, inquadrato, subito fallo. Guardiamo ancora la sventola di Giulio Cesar, mi sembra collo esterno. Oh, anche collo pieno. I brasiliani hanno un po' un modo particolare di colpire la palla. Ad esempio la colpiscono quasi di mezzo collo esterno, cercano il quinto dito come dicono loro, non lo so. Sarà una scuola, immagino. Il controllo di Marocchi, poi in area di rigore, palla che sta per giungere a Casiraghi, ma si tuffa ad anticipare tutti Marchegiani. Alessio l'ha stoppata bene, ma avrebbe dovuto e potuto essere anche più egoista e tentare la conclusione personale in porta. Angelo Alessio, che ha iniziato la carriera come seconda punta, poi è diventato tornante. È un destino di tanti, insomma, perché ci si completa con l'evolversi dell'età anche, e si capisce meglio anche quali sono le tue qualità. Magari non avendo la rapidità, la cattiveria, l'egoismo giusto della punta, hanno preferito spostarlo a metà campo. E attenzione, qui il Torino rischia di rimanere. Attenzione, attenzione, c'è il cartellino rosso. C'è il cartellino rosso e finisce la partita di Policano, 11 contro 9. I due big Jim del Torino hanno finito la partita prima per troppa esuberanza. Non dico cattiveria, ma qui c'è stata un po' troppa esuberanza. Andiamo a rivedere l'azione. C'è l'intervento deciso di Casiraghi, poi però... No, questo non l'avevo visto e insomma diamo ragione all'arbitro. L'intervento deciso di Casiraghi e poi il calcione di Policano. Ma attenzione, perché Casiraghi non si è ancora rialzato e non si possono prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori che sono a terra. Dunque, se ci sarà un cartellino per Casiraghi, verrà sventolato quando Casiraghi si rialzerà da terra. Sicuramente Casiraghi sarà ammonito e Policano paga per la reazione avuta nei confronti di Casiraghi. Duro l'arbitro Ceccarini ora anche con Martin Vasquez. Torino che è forse entrato in campo un po' troppo nervoso. Venturini va a parlare con Trapattoni. Attenzione, c'è Galia pronto a entrare sul terreno di gioco, potrebbe uscire Marocchi. Io credo che i giocatori dovrebbero in certe situazioni non contare fino a 100, aspettare un momento, perché poi le paghi certe situazioni, perché non paghi soltanto questa partita ma pagherai anche le prossime, perché sicuramente una squalifica la subirai. E poi per come è uscito dal campo anche Policano rischia prendere anche lui un paio di giornate di squalifica, perché non è uscito in silenzio dal campo. Comprometti delle volte partite e campionati per dei gesti che potresti evitare. Tra l'altro, Carlo, domenica prossima avrà da inventarsi la linea difensiva, perché Bruno e Policano squalificati, devi andare a pescare veramente. A parte che ha tanti giocatori che si sanno adattare, tipo Fusi, tipo Cravero, tipo Mussi, quindi sicuramente Mondonico troverà la soluzione. Cravero per Lentini, l'anticipo di Carrera, e mi sembra non siano stati presi provvedimenti disciplinari nei confronti di Casiraghi. Galia nel frattempo è entrato al posto di Marocchi. Strano, perché anche Casiraghi aveva fatto un fallo sostenuto, era andato sui piedi di Policano, a mio modo di vedere meritava almeno una munizione. Bresciani, il suo diagonale, vorrebbe entrare Annoni, ma era in netto ritardo Annoni, ma la conclusione di Bresciani era pericolosa. È molto pericolosa. Attenzione alla Juventus, non vorrei che pensasse già di aver vinto la partita. Certe situazioni in superiorità numerica di due giocatori non dovrebbero mai capitare, queste sono superficialità che deve evitare. Carlo, qui andiamo a rivedere l'azione, il tocco di Martin Vasquez, è bravo Bresciani a girarsi subito a chiudere.
No, bravissimo, però non si può lasciare tutto questo spazio a un giocatore essendo in vantaggio di un gol e con due giocatori in più. Fusi, per il portiere Marchegiani a questo punto però due uomini in più in campo si sentono. Mondonico può inventarsi quello che vuole, ma... Adesso come adesso non sembrerebbe, però la Juve deve meritarsi questa verità. Adesso se la sta meritando perché è in vantaggio di un gol, ma sotto l'aspetto dell'intensità del gioco il Torino non meriterebbe di perdere. Martin Vasquez ancora, il tocco per Bresciani, lo scontro con Köhler, d'altra parte ci sono 15 kg e 20 e 15 centimetri a favore di Köhler. Questo scontro fisico, riparte ancora il Toro, forse mai come in questo momento più che Torino bisogna dire Toro, perché quando i tifosi granata dicono che quando la squadra è in difficoltà si può chiamare in un modo solo. Beh, in questo caso si vede anche una delle caratteristiche migliori di questa società, di questa squadra, che è il cuore. In questo momento lo sta dimostrando. Martin Vasquez, il suo esterno, Pescare Cravero, che si è portato a giocare da centravanti, palla che finisce fuori sulla guardia di Julio Cesar. Cravero però d'altra parte ha vinto un campionato di Serie B a Cesena, giovanissimo, calciando i rigori, e tante volte non dipende dal ruolo ma dipende dalla freddezza anche calciare i rigori. Ma quello è un momento un po' particolare, insomma, conta molto più l'aspetto emotivo quando si calcia un rigore che l'aspetto tecnico. È un momento, bisogna avere la forza e la freddezza di calciare. Giocatore della Juventus in panchina, vediamo il portiere Angelo Peruzzi, c'è Corini, Di Agostini, tocco per Reuter, avanti il tedesco, Baggio si accentra però anche Reuter, allora bisogna andare sul settore di sinistra. Alessio si è portato a sinistra davanti a sé Venturin. Alessio, il retropassaggio, la palla verso il centro, la testa di Fusi ad allontanare, poi interviene Reuter. Ecco, la Juve deve amministrare la palla, se non trova spazio davanti tornare anche indietro ma tenerla. Verona 2, Genoa 1 con il gol di Raducioiu, Inter in vantaggio sull'Ascoli con Berti, ma c'è anche il raddoppio di Ferri, Inter 2, Ascoli 0, Cremonese 0, Foggia 2 con gol di Signori e Baiano. Lazio e Bari sono sull'1-1, attenzione ancora in area di rigore a Bresciani che viene fermato, sempre 0-0 invece il Milan sul campo della Sampdoria. Sampdoria campione d'Italia che ha iniziato male la stagione. Sampdoria a quota 8, Milan già a quota 15, e questa è la risposta di Marchegiani. Juve che si è fatta pericolosa a Noni. Si è dato spazio a Baggio a 10 metri dal limite dell'area, ha trovato lo spazio per calciare in porta e si sa che lui è molto preciso. Comunque è stato bravissimo Marchegiani a neutralizzare questo tiro. Il tiro di Baggio e la parata di Marchegiani, allontana Julio Cesar, Schillaci, poi Baggio, Schillaci, contropiede, attenzione Schillaci, va Fusi, facile per Marchegiani. È bella azione anche questa, due passaggi e la Juve si è ritrovata vicino alla porta di Marchegiani, ha calciato bene Schillaci, un po' troppo centrale. Guardatura per Totò Schillaci, poi sul pallone Lentini, quindi Martin Vasquez, Cravero che si è portato a centrocampo, Mussi, avanza Mussi, su di lui c'è Baggio, poi il tocco per Lentini, giocatore che gioca un po' in tutte le parti del campo, Carlo. Sì, lui è nato come tornante di destra, però secondo me nel suo potenziale ci sta di poter giocare ovunque, perché ha forza fisica, potenza, nell'uno contro uno è bravissimo, sa saltare, sa creare superiorità numerica, quindi deve essere anche libero di giocare dove gli pare e dove trova spazio. Mussi, il tocco di Martin Vasquez di prima, c'è la chiusura di Galia, il tocco per Baggio, poi ancora Roberto Baggio, viene fermato fallosamente, il calcio di punizione in favore della Juventus, Roberto Baggio inquadrato con Schillaci, ha composto il tandem mondiale, ha soffiato di fatto il posto a Vialli in nazionale. Baggio, Juve che gioca ora larga sul settore di sinistra con Alessio, che punta ancora Venturini, Alessio va sul fondo, mette in mezzo, il colpo di testa mancato da Casiraghi, ma con Annoni che ha cercato di spostare Casiraghi,
No, ho cercato il contatto, così nel contatto non hai mai la certezza di andare sulla traiettoria della palla, perché un minimo spostamento ti porta fuori traiettoria. Il vantaggio del difensore è che l'importante è che non la prenda l'attaccante, al massimo non la prende nessuno in questi casi. Bravo, sì. Palla larga ancora per Schillaci. Poi soprattutto con giocatori che sai, conosci le caratteristiche, sono forti nel gioco aereo, quella è un'arma in più per il difensore. Baggio inventa per Schillaci, il rinvio del portiere. Colpo di testa, di marcatura di Reuter, poi di Agostini. E qui veramente si vede però che sono in campo in 11 contro 9, perché dopo un po' diventa difficile riuscire a tenere il campo in inferiorità. No, perché sennò il Torino sarebbero dei marziani, secondo me. Fino adesso ha tenuto il campo benissimo, giocandosela alla pari, ma poi devi fiatare, non puoi correre in due in meno a 100 all'ora per tutta la partita. In questo momento, soprattutto adesso, si vede che la Juve è con due uomini in più. Carlo, si può anche dire che la Juve ha capito come fare a giocare ora? Ma gioca più tranquilla anche, non ha la voglia di andare subito verso la porta, ma aspetta che il Torino sbagli e gli lasci troppi spazi. De Agostini, allora, per il cross, e qui ancora zona morta con Baggio che recupera palla, poi c'è la conclusione di Schillaci che non trova la porta. Bellissimo il taglio di movimento dal centro verso destra di Schillaci, bellissimo il servizio di Baggio. Ha tirato con troppa precipitazione, forse è stato anche sfortunato perché è rimbalzata male la palla mentre stava calciando e ha calciato alto. 1-0 sempre per la Juve, gol di Casiraghi all'11° minuto, e forse è arrivato il momento di operare qualche sostituzione per il Torino, quantomeno qualche forza fresca. Credo che tutti abbiano speso tanto e quello che ha speso di più è giusto venga sostituito. Non c'è ovviamente nessun demerito in chi esce dal campo questa no volta. A me c'è sembra che tutti i giocatori del Torino meritavano tutti di stare in campo, e hanno dato tutto e hanno fatto tutti la loro parte. Avanza ancora il Toro con Venturini, poi Annoni, la battuta lunga profonda di Annoni, cercare Sordo. Avanza Sordo, viene fermato dall'intervento di Alessio. Sordo che ha preso il posto di Mussi. Avanza la Juve ora con Köhler, il tocco per Baggio, l'anticipo, la palla finisce fuori. Sordo. E neanche Köhler in questo momento, non avendo troppo impegno nella fase difensiva, ha anche tempo e spazio per uscire e dare una mano ai propri centrocampisti e ai propri attaccanti. Messa in gioco per la Juventus, e di Köhler è uno di quelli che dalla difesa praticamente non si muove mai. Però l'ho visto in tante altre occasioni, anche quando giocava in Germania, farlo anche con la sua nazionale. È uno che ha anche nel suo bagaglio diversi gol per le stagioni che ha fatto, e quindi ha buon successo. Quando si propone in avanti riesce sempre a fare qualcosa di positivo. Reuter sembra volersi avvicinare alla propria porta, poi va a servire Julio Cesar. Juve che tiene palla, palla ovviamente bassa in queste situazioni. Baggio. Il Torino doveva andare a riprendere, la Juve è giusto che la giochi, in vantaggio è giusto che amministri la palla. Il controllo di Galia, e man mano che corre il tempo però diventa sempre più difficile, perché la stanchezza si fa sentire sempre più. Sì, poi gli spazi sono il doppio, due in meno vuol dire che c'erano ancora più spazi, hai due giocatori in più da marcare, hai una palla che corre molto velocemente e diventa tutto più complicato. E se rincorri la palla non la vedi praticamente più, perché no, devi essere molto accorto, stare stretto e rubarla quando gli avversari, ti rendi conto, stanno sbagliando o l'arresto o il passaggio. Inquadratura per De Agostini, Gigi De Agostini ha subito un colpo al naso, corner in favore della Juventus, va a calciare ora Angelo Alessio. La battuta verso il centro dell'area di rigore, il colpo di testa con la palla girata, è Sordo che si butta sulla sfera, la recupera, la mette fuori. Intelligente che è Reuter, che è andato a disturbare Sordo, sennò avrebbe avuto il tempo di tenere palla, invece disturbandolo ha regalato palla alla Juventus. La messa in gioco, poi la palla controllata da Carrera, offerta a Köhler, poi Julio Cesar, poi ancora Carrera che si riporta comunque a sinistra, benché Lentini sia da un'altra parte del campo, ma pensiamo, Carlo, che a questo punto certe marcature siano saltate, certi accorgimenti. La Juve presidia. Schillaci, l'uscita
di Marchegiani, intervento da libero quello di Marchegiani. Molto bravo e tempestivo, non era facile affrontare Schillaci in questa maniera, però lui è riuscito a portargli via palla. Dicevamo, la Juve difende gli spazi e basta, non ha nessun obbligo di marcatura e niente, difende e aspetta tutti quelli del Torino che si proiettano in avanti. Alessio ancora, il tocco per Baggio, carica il destro Baggio, alto sulla traversa. E senza dubbio in settimana i tifosi del Torino si auguravano un derby diverso, cioè da giocare 11 contro 11, ma l'esuberanza di Bruno, dicendo esuberanza usiamo un eufemismo perché è stato espulso per aver commesso due falli piuttosto pesanti, secondo una manata addirittura con palla lontana, e una reazione di Policano ha portato la formazione granata a giocarsi quella che per certi versi è la partita dell'anno in 9 contro 11, perché oggi il Torino vincendo poteva raggiungere la Juve a quota, poteva raggiungere la Juve a quota 13. Ma gli errori si pagano, però io credo che i tifosi siano contenti della prestazione dei giocatori del Torino, indipendentemente da come andrà a finire questa partita. Il tocco di Martin Vasquez, poi c'è Bresciani, largo per il pallone sordo, palla in area, l'anticipo ai danni di Cravero e attenzione, il Milan segna a Genova con Ruud Gullit. Schillaci, 3 contro 1, Schillaci! E questa però è un'occasione che non si sbaglia. No, troppo egoista secondo me Schillaci. Lui ha fatto la cosa giusta, ha puntato il primo palo, ha fatto in modo che il portiere andasse sulla sua traiettoria, però doveva liberare uno dei suoi compagni in mezzo e avrebbe fatto la scelta giusta. A porta, cioè in mezzo al mezzo d'attacco c'erano sia Reuter sia Baggio. Un'occasione sprecata. D'altra parte sull'1-0 poi non bisogna essere così egoisti, Carlo, perché capitare il rimpallo in area di rigore. A certi giocatori lo puoi dire, a certi no. Schillaci inquadrato in precedenza e qui c'è il fallo commesso ai danni di Lentini. Interviene Ceccarini a dire qualcosa anche a Lentini che stava protestando. Di certi giocatori del Torino ogni volta che c'è fallo vorrebbero un'ammonizione, per quelli della Juve. Alessio, ci avviciniamo all'epilogo della partita. Galia tocco al centro di prima, Casiraghi verso Schillaci, palla alta. Era buona l'idea, almeno l'esecuzione, perché l'idea era buona, Schillaci era da solo, ha preso questa palla, si è impennata, ha dato modo a Marchegiani di intervenire. C'è il fallo di mano di Diagostini con l'ammonizione, ricordiamo il Milan sta vincendo per 2-0 sul campo della Sampdoria con la doppietta di Gullit. E Milan che mantiene il comando della classifica con 17 punti. La Juve vincendo oggi salirebbe a quota 15 davanti a Foggia, Inter, Lazio e Napoli che sono ferme a quota 13. Napoli che sta pareggiando 1-1, il pareggio di Zola, il gol del vantaggio della Roma con Di Mauro. Lentini, fermato Lentini, palla persa, Martin Vasquez, questa è un'occasione per il Torino, Martin Vasquez, e ci sono i giocatori della Juve arrabbiatissimi, Tacconi, Julio Cesar. Ha ragione Tacconi ad arrabbiarsi, non può una squadra in vantaggio con due uomini in più fare queste leggerezze, così rischi di prendere dei gol e in pratica di rovinare tutto quello che hai fatto durante la partita. Un bravo a Carrera che si è buttato praticamente a corpo morto su Martin Vasquez. Se non poteva fare altro. Poco alla fine, Baggio viene fermato, Roberto Baggio, Torino che ci riprova ora in velocità, ma poteva sembrare un contropiede, in realtà ci si è trovati 3 contro 5. Calcio di punizione. Bisogna ricordarsi che Torino sono due in più, due in meno. Quindi era un 5 contro 5 se fossero stati in campo tutti e 11. Il fallo commesso ai danni di Sordo, calcio di punizione in favore della squadra granata. Cravero, Sordo, il fallo commesso su di lui. Il Torino ha 7 polmoni e 2 cuori comunque. Riesce a impensierire la Juventus pur essendo in svantaggio con due uomini in meno. E va a merito a questi giocatori e all'allenatore che hanno dato a questa squadra una mentalità giusta, aggressiva e cattiva al punto giusto, forse cattiva anche troppo per determinati giocatori. Qualcuno ha ecceduto nella partita di oggi e si vedeva dall'inizio però che Bruno era esageratamente nervoso.
Sì, è vero, ma è nelle sue caratteristiche. Ti ho detto, lui cerca anche di intimidire i suoi avversari, solo che... Lentini, palla sulla barriera, poi libera, come può, in corner, Köhler, ma che paura per la Juve! Dicevo, cerca di intimidire i suoi avversari, ma di là oggi aveva Casiraghi che puoi fargli di tutto, ma di sicuro non si impaurisce. Casiraghi, qualcuno dice che ha il fisico simile a quello di Boninsegna, che ricorda un po' Boninsegna. Ma sembra più grosso anche di Boninsegna, più alto, più massiccio. Più cattivo anche magari. No, Boninsegna non aveva paura di nessuno. No, paura di nessuno. Martin Vasquez, palla che spiove per Bresciani, c'è l'anticipo e qua palla che finisce fuori l'87esimo, Walter Junior Casagrande, il giocatore inquadrato. Vediamo chi andrà a rilevare, questo è un fallo di Cravero su Carrera, un fallo che poteva essere evitato perché Carrera è intervenuto direttamente, perché Cravero è intervenuto su Carrera, era in ritardo. E questi fanno male questi interventi, perché sono in velocità, picchi in velocità contro la gamba, fa male veramente. Casagrande si va ad aggiungere a Bresciani in attacco, l'allenatore ha rinunciato a Venturini come abbiamo detto in precedenza. Torino che sta difendendo con tre uomini che dovrebbero curare Baggio, Casiraghi e appunto Schillaci. Sì, però non hanno fatto molto, però pur avendo tanti spazi non sono riusciti a sfruttarli a dovere. Un fallo ancora commesso questa volta ai danni di Lentini, punizione dalla destra. Torino che ha forse un paio di minuti per cercare di giocarsi il tutto per tutto. Tutto sommato l'1-0 è un risultato che ti consente anche al 90esimo di sperare in un autogol o in un rigore. Ma o una giocata, sì, hai ragione. E il Torino in questo caso ci sta tentando. Martin Vasquez, pronto a calciare Martin Vasquez, palla che spiove di testa Galia, ancora Martin Vasquez, ma quattro giocatori della Juve accanto a Martin Vasquez. Riparte la Juve, 4-1 questa volta, 4-2. Bisogna puntare la porta, bravissimo Marchegiani. Un altro intervento da difensore centrale, non da portiere questo. No, era già al limite dell'area, l'avversario doveva decidere o tirare in porta o dar la palla a un compagno largo. Lui ha intuito questo ed era pronto a intervenire coi piedi. La piazza Casiraghi, palla facilmente Marchegiani, rinvio di Marchegiani, la palla colpita di testa. Poi c'è un intervento anche di Julio Cesar, Lentini su di lui, intervento in spaccata con la palla che finisce fuori, intervento in spaccata e palla che finisce fuori, è stato Galia a intervenire, Martin Vasquez, siamo veramente vicini al 90esimo minuto, l'uscita di Tacconi, porta vuota, ma c'è il fallo però su Tacconi. È stato toccato in aria Tacconi. Non sono convinto fosse fallo, perché non mi sembra fosse stato disturbato da nessuno e sia stato Tacconi a perdere l'equilibrio, d'accordo, addosso a un avversario, però non mi sembrava fallo. È lui, insomma, che si è lanciato con troppo impeto. Sì, ha perso, poi non trovando il contatto ha fatto da leva ed è caduto con la palla in mano, ma per terra, e poi l'ha persa. Rimane a terra Stefano Tacconi. Giocatori del Torino che hanno ancora qualcosa da dire all'arbitro Ceccarini, di certo la prossima sarà una settimana infuocata, ci saranno polemiche anche perché il giudice sportivo sarà chiamato a prendere decisioni piuttosto pesanti nei confronti di Bruno e Policano, sia per la motivazione dell'espulsione sia per il comportamento successivo al cartellino rosso. Ma conterà molto il referto arbitrale, perché la squalifica si basa soprattutto sul referto arbitrale. Carlo Ceccarini, secondo te cosa ha visto? Ha visto tutto. D'altra parte erano in campo aperto con ha visto tutto. Due uscite dal campo. Però non so quanto potrà dire sulla reazione, quella che è stata la reazione esterna, perché doveva guardare anche tutto il resto. A meno che non l'abbiano aiutato i guardalini. Annoni dietro per Marchegiani, palla controllata dal portiere, il rinvio di Marchegiani che scaraventa la palla in avanti, poi c'è l'intervento di Reuter, la palla che finisce fuori, Torino che ora con Annoni cercherà di buttare la palla veramente nel mucchio. Annoni, l'intervento di Julio Cesar sull'uomo praticamente, ma è finita qua
Juventus batte Torino 1-0. Gol di Casiraghi all'11esimo. Una bella partita con un Toro che non si è arreso malgrado fosse 9 contro 11.